È iniziato il secondo giorno, che alla fine è il momento più importante, clou, perché il primo giorno avevamo la biodinamica, evento con 70 produttori, e il secondo giorno abbiamo il Wine Festival nel suo cuore con 650 produttori. Il secondo giorno è iniziato veramente alla grande, purtroppo il tempo non ha giocato a favore e questo sicuramente ha creato un po' di problemi alla grande, perché abbiamo visto sia il produttore molto entusiasta, abbiamo visto chi è venuto a visitarci che ha saputo apprezzare proprio l'organizzazione. Sono circa 3.000 persone che sono venuti a trovare qua il Merano e sono molto soddisfatto. La cena di gala che abbiamo organizzato ieri, che ormai è diventato un evento molto molto importante, 500 ospiti tra produttori e ospiti VIP, abbiamo avuto l'onorevole Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura dell'Unione Europea, abbiamo addirittura avuto il presidente di Stato uscente della Georgia, Mikhail Saakashvili. Cioè, erano dei momenti veramente gloriosi dove abbiamo avuto la possibilità sul podio, sul palco, anche di avere ospiti illustri come Oscar Farinetti, come Riccardo Illy, che hanno saputo valorizzare ed apprezzare questi sforzi che facciamo ogni anno per realizzare il Merano Wine Festival. Domani abbiamo un altro giorno chiaramente che ci aspetta abbastanza pieno anche di eventi all'interno, nei contorni, tra cui le degustazioni guidate che facciamo all'Hotel Terme. Abbiamo il Club Excellence che inizierà la propria presentazione con i vini di eccellenza esteri. Abbiamo inoltre un Full Moon Party che sarà un fulcro della serata, una cosa molto importante, e poi un evento a cui ci tengo molto, una simbiosi tra profumo e vino. Profumo selezionato, creato appositamente per il Merano Wine Festival, vino pure ispirato e creato per il Merano Wine Festival. Si potranno assaggiare, provare questi due prodotti e capirne cosa c'entra il profumo col vino o cosa c'entra il vino con il profumo.